Direi che già solo per aver con mia compagna chiamato mio figlio Dedalo, ci sta che sia ospite qua in un festival che ha Icaro come simbolo della rassegna. Io vi ringrazio chiaramente per l'invito, mi scuso ancora per il ritardo, purtroppo il treno da Bologna ad Ancona ha accumulato mezz'ora di ritardo. Detto questo, andiamo subito a trattare un po' il tema della ribellione filosofica e a un certo punto fatemi dei segnali perché poi non mi fermo mai e ci sarà il festival, devo andare avanti e non vorrei poi trattenervi troppo, però penso che sia anche il piacere di parlare un po' insieme. Ma io penso che oggi una delle sfide, no, più grandi che abbiamo di fronte è quella di ritornare al coraggio di pensare. Questo mio nuovo libro nasce proprio recuperando il motto latino, sapere aude, che poi Kant, no, ha riproposto nel Settecento all'interno del pamphlet, che cos'è l'uminismo, l'uscita dell'uomo, oggi diremmo dell'essere umano, da una condizione di minorità che deve imputare innanzitutto a se stesso. E la risposta di Kant per indicare la via maestra per uscire da questa condizione di minorità è proprio ritornare a pensare. Oggi c'è carenza di pensiero, di luoghi in cui esercitiamo il pensiero, c'è carenza anche di tempo per pensare, per tanti motivi, no? La società H24, la società veloce, ipertecnologica, digitale, la società liquida, no? Come ci ha descritto in maniera direi sublime Bauman, è una società in cui bisogna fare, 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 eseguire, eseguire, tendenzialmente consumare. Ormai la letteratura sull'uomo consumatore è robusta, è bello, no, capire come, ad esempio, la scuola di Francoforte in tempi non sospetti, cioè anni 30, anni poi 40, 50, aveva messo in luce come all'interno, no, della modernità si stesse realizzando una reificazione delle stesse vite, un processo di mercificazione. Diciamo da sinistra, la scuola di Francoforte mette in luce a questo, c'è una voce importante anche nella cultura della destra, no? È quella di Heidegger che dice effettivamente la modernità porta con sé ovviamente questa trasformazione delle stesse vite, le stesse esistenze, in cose tra le cose. Questa analisi, che poi Fromm, no, prosegue, essere o avere, si è in parte, no, più che mai affermata e noi abbiamo veramente un problema di riprenderci degli spazi e dei tempi per essere innanzitutto, per essere persone. E la scuola è un luogo in cui, ad esempio, tutto questo pensiero in realtà non c'è, perché la scuola di massa che ha permesso comunque la fuoriuscita, no, di molti ragazzi da una condizione anche di povertà, di ignoranza, perché la scuola italiana ha avuto un momento di grande anche capacità di mobilità sociale, che negli ultimi anni, negli ultimi decenni direi, forse è un po' venuta meno. Però la scuola di massa, un po' in tutto il mondo, non è la scuola delle elite creative, dell'umanesimo, del Rinascimento. Non è neanche la scuola dell'elite di pensiero del mondo medievale, no? Non è neanche chiaramente il mondo della scuola dell'antica Grecia. Cioè una scuola di massa porta con sé chiaramente un'ambizione ad elevare, alfabetizzare milioni di studenti e studentesse, di ragazzi, ragazze, bambine e bambini, però a un certo punto diventa anche una scuola dove bisogna correre, 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 correre e bisogna tendenzialmente elevare tutto ad una quantità, una velocità, a discapito appunto del pensare. Ed è questa la strada proprio che bisogna abbandonare e provare a intraprendere una nuova. Cioè a scuola bisogna costruire gli strumenti, chiaramente, no? Linguistici, di conto, perché anche il contare è chiaramente un linguaggio, ma poi bisogna, una volta acquisiti questi strumenti, metterci qualcosina in più di proprio, cioè il pensare, il rielaborare, il discutere, il dibattito, e la scuola è un po' carente di questi momenti. Per fortuna ci sono insegnanti che provano a sperimentare
spazi, a inventare spazi, a sperimentare didattiche di confronto, di dialogo, di discussione, però la maggior parte della scuola è tendenzialmente un ripetere quello che l'insegnante ha spiegato, un eseguire, e la valutazione è tutta tendenzialmente su una performance quasi quantitativa, una performance di rapidità. E dunque il momento del pensiero anche rielaborato, che ha tempistiche diverse da bambino a bambina, da ragazzo a ragazza, viene tendenzialmente sacrificata. Allora oggi la ribellione consiste proprio nel dire: io mi fermo e penso, cioè io mi fermo e penso, perché se c'è una cosa che noi dobbiamo rivendicare è proprio quella del prenderci il tempo e lo spazio per dire io penso, perché il mondo è complesso. Il mondo è complesso e la vita stessa in questo mondo è complessa. E di fronte alle complessità, è un po' il tema dell'introduzione del nuovo libro, noi non dobbiamo scegliere la via della banalizzazione o della semplificazione. Semplificare è importante, ovviamente, ma la semplificazione è già un processo robusto di chi affronta la complessità. Quando Cartesio, il suo celebre discorso sul metodo, costruisce un metodo per semplificare il complesso, cioè per renderlo più chiaro e poi ricomporlo, non sta banalizzando la complessità, ci dice Cartesio, il mondo ha una dimensione di grande complessità, noi questa complessità dobbiamo chiarificarla, la ragione umana che prova a chiarificare la complessità, per renderla appunto più accessibile, ma poi per comprenderla in quanto complessa, non in quanto banalmente semplificata. Invece, per tanti motivi, noi assistiamo veramente alle banalizzazioni. Intendiamoci, il progresso, no? Medico, scientifico è tale per cui ci sono dei settori, la genetica, rami della medicina, della virologia, ma rami anche dell'ingegneristica, no? Che non sono accessibili se non con una buona divulgazione. Ora, ecco che i buoni divulgatori hanno questo difficile, arduo compito di presentare qualcosa che non è facilmente accessibile e renderlo appunto chiaro mantenendo della sua complessità. Tutto questo, ad esempio, negli ultimi 2 anni di pandemia, abbiamo visto che non è così facile anche nelle nostre democrazie. Perché nei talk show non c'è tempo tanto per pensare, si va di slogan, nei telegiornali le tempistiche sono molto, molto, molto ristrette, e dunque il pensiero, quando si apre, diciamo, al pubblico, alla grande massa, è carente. Perché noi dobbiamo sempre tenere conto che la maggior parte delle persone non partecipa a convegni di medicina, economia, filosofia, storia. Allora, lo storico Barbero per me fa un lavoro immenso perché porta grandi tematiche articolate e complesse al grande pubblico. 1 ora e 15, 20 e 30 le sue lezioni su YouTube. E serve tempo. Sul mio canale si va dai 5 minuti per il ripasso a lezioni di oltre 1 ora. Dunque sono già delle modalità di divulgare, vedete, non prettamente figlie del tempo del rapido consumo. Quando mi hanno chiamato delle società per dire le gestiamo il canale YouTube Barba Sofia, io ho finora, perché poi magari si cambia, ho sempre detto di no perché so già che poi c'è il montaggio, la sigla diventa un prodotto, già ora è un prodotto artigianale. Che consiste il fatto di riprendere le mie lezioni, che a volte sono lunghissime. Alcuni di questi esperti dicono: no, fai un format più breve perché le persone stanno molto poco collegate. È vero, lo so, ma ci sono delle cose che richiedono tempo per essere spiegate. E per questo serve tempo per pensare. Il tempo per pensare a una società così bulimica di consumo non ce l'ha. Allora, oggi per me fare filosofia vuol dire proprio questo. È un atto di ribellione contro l'orologità e anche un po' la mediocrità del presente, perché effettivamente siamo passati dal pro un virologo contro un altro virologo a pro un intervento in Ucraina contro un intervento. Cioè, siamo sempre all'epoca delle tifoserie.
in cui la televisione crea dei personaggi che, qualora anche decidano di pensare in maniera articolata, vengono risucchiati in una dinamica da stadio e tifo, e in quella dinamica tendenzialmente il pensiero critico, che consiste anche nel dire A e l'altro dirà non A, perché la dialettica è questo, però viene tendenzialmente poi trasformato in macchiette. Io ho 4 anni fa ho partecipato un'unica volta, Quarta Repubblica da Porro, perché si parlava di processi di gentrificazione, di riqualifica dunque di un territorio urbano di Torino che sto riqualificato. E la riqualificazione è un problema, che tutta una serie di persone anziane, pensionati, migranti, piccoli bottegai sono stati invitati, ricollocati, comprati i loro stabilimenti, negozi, attività, case per costruire intorno al polo della Lavazza, no? Degli alberghi, delle altre tipologie di commercio e di hotel anche per studenti. È un problema, no? Di cui si può parlare. Questo è parlare di politica. E la trasmissione era pro contro gli scontri con la polizia, chi ha ragioni, casca, e la trasmissione è immediatamente degenerata in una questione di tifo in cui c'era Cruciani presente, Mario Giordano, un altro, non si è mai dibattuto, di fatto si è trasformato tutto in una tifoseria. Allora, ad esempio, un problema come quello delle città, dell'urbanistica, un problema di filosofia, no? Della città, della vita, del nostro stare insieme, non lo puoi costruire quelle trasmissioni, che sono divertenti se le intendiamo come il wrestling, vado a vedere la lotta, passo a guardare il talk show dove di fatto si cerca una spettacolarizzazione, è chiaro, dove non vedi l'ora che l'altro lo metta nell'angolo, allora questo comunque non ha a che fare con la filosofia, poi ripeto, ben venga, può essere divertente, delle informazioni le possiamo reperire lo stesso, ma la filosofia richiede veramente un altro approccio ai problemi. E io ho detto, vabbè, facciamo un libro in cui racconto 10, ho scelto, potete scegliere 15, 7, 8, 10, un numero importante, la tetrattis di Pitagora, i 10 comandamenti. Volevo metterne 9 o 11 proprio per non cadere nell'iconografia, del simbolismo del 10, poi alla fine 10 è stato. 10 pensatori, di 8 maschi e 2 femmine, che hanno pensato fuori dal coro, ma non dicendo adesso penso fuori dal coro perché pensando fuori dal coro mi ritaglio uno spazio di anticonformismo e dunque una quota di mercato. Perché anche oggi, ma è un'analisi mia, ognuno di noi se vuole ritagliarsi uno spazio deve fare qualcosa che altri non hanno fatto, o ti metti anche lì, adesso faccio un podcast, trasmissione, devo fare una cosa che gli altri non fanno, non pensi, devi cercarlo quasi l'anticonformismo, no? Come alcuni gruppi musicali che vengono costruiti a tavolino, no? Dalle major, senti, allora per sfondare, come ci allora mettiamo un cantante così, così, dai dei consigli per essere sul palco anticonformisti, in realtà quello è il conformismo dell'anticonformismo, cioè il mercato selezio, sa che c'è una quota anche di pubblico che ama l'anticonformismo e te la dà, la grandezza, nel senso la potenza di Netflix, nonostante no, una crisi di abbonati, ma di piattaforme come Netflix, Prime, è quella di metterti tutto il mainstream. Ma poi se tu vai avanti ti trovi anche i suoi film di Pasolini, perché tanto la piattaforma è talmente grande che comprare quei diritti lì, mettere in piattaforma quei film, diciamo, d'autore poco mainstream, perché tanto i soldi che ti fai con l'ultimo, scusa, esce Stranger Things 4, tanto i soldi che porta Stranger Things 4 a casa di carta è tale per cui tu puoi avere nel tuo portfolio anche le cose non prettamente conformiste, ma loro trasformano l'anticonformismo in un prodotto, è chiaro. Allora, io ho fatto un passaggio che è più facile fare perché, così dico sempre ai miei ragazzi a scuola, non usiamo la mentalità del presente per capire tutto il passato. Allora, che i filosofi, gli artisti, gli scultori cercassero un po' di onore, di gloria, di sconfiggere Parmene, l'Eraclito di turno, Democrito, il Pitagorico, c'è sempre stato. Però la nostra società dove vige il
successo, il profitto, il brevetto, la quota di mercato ed è un mondo che non è il mondo, ma neanche di Leonardo da Vinci, ma neanche degli espressionisti o degli impressionisti di 120 e 30 anni fa, che volevano esporre i loro quadri, amavano chiaramente venderli, ma non per costruire degli imperi economici o firmavano dei contratti per cui mi devi fare, no, due libri in 2 anni, 4 film, eccetera. Quel mondo è un mondo diverso e allora è un mondo in cui l'attività del pensiero anticonformista è comunque abbastanza libera e abbastanza genuina. Allora ho detto, facciamo una cosa, proviamo a raccontare di pensatori che hanno accettato, no? La sfida di un pensiero altro. Perché tu quando pensi in maniera diversa, esplori ovviamente il mondo in maniera diversa e non è un caso che il libro inizi dopo un'introduzione in cui presento le 7 inutili meraviglie della filosofia. Mi sono immaginato 7 meraviglie della filosofia, cioè 7 inutili meraviglie filosofiche, perché il punto di partenza è stata la famosa inutilità della filosofia, addirittura, no, così enunciata. Il più grande pensatore della storia dell'umanità, che è Aristotele. Io Platone lo tengo fuori perché Platone è colui che ha dato inizio a tutto. Senza Platone non avremmo la filosofia. Perché i primi pensatori geniali, io li adoro, rimango ancora 2 mesi in terza a fare i presocratici, presofisti, la chiamo anteprima filosofica. E dunque Empedocle, Pitagora, parlare solo dei geni assoluti, ma la filosofia viene organizzata, sistemata, diventa una disciplina. Poi addirittura diventa ancora più sistematizzata con Aristotele. Aristotele, comunque, un autore che dice, pensatore, che si auto-interroga sulla filosofia. I primi pensatori fanno filosofia senza dire adesso faccio filosofia, vediamo cosa è la filosofia, indaghiamo la filosofia stessa mentre la sto facendo. Invece Aristotele prova a capire che cos'è quell'attività che lui sta facendo e dice questa attività è inutile. Perché? Perché non serve a nulla di pratico. Infatti il libro inizia, va, serve studiare Kant, no? Per cuocere su un nuovo tegamino. No, perché non c'è un'utilità pratica mai in nessuna teoria filosofica, quasi come in nessuna teoria matematica, a meno che non arrivi l'ingegnere, il chimico, l'architetto che prenda quella bella teoria matematica e dica. Adesso la uso per fare qualcosa, perché il matematico puro vive in un mondo di nuvole, così come i filosofi, come già Aristofane descrive Socrate, mettendo nel pensatoio all'interno del luogo in cui stavano i socratici. Allora, cosa voleva dire Aristotele con l'inutilità? Vuol dire che non serve a nulla, cioè. Non è al servizio di niente, di nessuno. E io vado avanti a ragionare allora su questa indicazione. Se non servi a niente, a nessuno, sei libero. E quando non servi, non sei utile, non sei libero. E la filosofia è una disciplina libera, poi nella storia può essere cortigiana, può essere il filosofo che è veramente a corte, vuole difendere questo principe. Questo papa o questa azienda. Dunque, il filosofo libero è una dimensione, poi ci sono come sempre artisti, filosofi, pensatori che sono al servizio di qualcuno e non vuol dire che siano pessimi, è chiaro? Però per distinguere dagli altri, la filosofia è libera perché? Perché non ha un punto di arrivo, non ti ha detto adesso devi produrre questo. La filosofia è prendere una nave, un'imbarcazione, metterla nel mare aperto e iniziare a navigare senza sapere quale sarà il punto di arrivo, la spiaggia, il lido, il porto. Questa è l'essenza della filosofia. È un navigare in un mare aperto senza sapere dove arriverai, perché è la curiosità ad averti guidato e l'interesse, ma l'interesse nel senso la tua curiosità. Dunque, fare filosofia è farla per farla. E quando voi fate una cosa per il piacere di farla e non per l'utilità, voi vi accorgete che quella cosa è più bella. È chiaro? Perché? È perché a un certo punto
totalmente vostra. Avete fatto questa pausa, questa chiacchierata, la passeggiata, il caffè con un amico, il bicchiere di vino, avete fatto la corsa, siete liberi dallo stress della competizione. È diverso, no? Allenarsi, perché una competizione può essere bellissima, allenarsi per il piacere di allenarsi. È diverso leggere un libro perché c'è un'interrogazione o leggerlo perché ti piace, è chiaro? L'inutilità, perché hai guardato quella serie TV, ti sei comprato quel vinile che adesso non va più di moda, perché mi piace. Già è diverso, mi manca questo per completare la collezione. Oddio, se non ce l'ho, non c'è già una dimensione maggiormente oppressiva. Quando uno fa una cosa per il piacere di farla, quella cosa è veramente liberatoria. E i primi filosofi hanno un po' questa spinta. E non è un caso che io inizio il libro proprio da Anassimandro, dunque andiamo ancora una volta a Milete. Il primo libro, La filosofia della barba, parto da Talete. Ho dovuto omaggiare un po' l'iniziatore, parlando di morte, ho parlato della morte di Talete, no, per insolazione, lui vecchissimo che va alle Olimpiadi. E già quello è un elemento di curiosità. Ma stai a casa, sei anziano, fa tanto caldo, perché devi andare a vedere questo? E lui, incuriosito da quelle Olimpiadi che si pronunciavano le più maestose, le più combattute, curiosamente va, colpo di sole, e muore. È un azzardo, ma il pensiero è sempre azzardo. Il pensiero è sempre azzardo. Guardate che Dante ha ubicato una serie di personaggi che lui adora all'inferno. Sono molti perché non sono battezzati, perché c'è anche Aristotele all'inferno, e ovviamente è nella parte quasi fuori, mai comunque rimane nell'inferno, è tutto l'impianto dantesco e aristotelico, però chiaramente non essendo battezzato Aristotele rientra in quei sapienti che non hanno potuto accedere nelle altre parti, diciamo, del disegno divino. Però c'è anche Ulisse. Io continuo sempre è la storia delle storie, io non mi stancherò mai, sono ancora lì a mettere il DVD della serie TV degli anni 60 della RAI e continuo a dire: ma è possibile che la RAI faceva queste cose, invece ora fa quelle che... Però sono già un boomer, sono un vecchio che rimpiange la RAI degli anni 70, e giustamente se facessi così con i miei studenti, professore, ma ci sono delle cose di qualità anche adesso, e hanno ragione loro. Però per me è la storia delle storie, l'Iliade e l'Odissea. Però se ci pensate, la storia delle storie, cioè il ritorno di Ulisse dopo 10 anni, è caratterizzato da una cosa pazzesca, terribile, che quando arriva nell'isola dei Ciclopi, d'aver visto queste impronte molto grandi, e l'isola dei Ciclopi non è molto lontana da Itaca, siamo quasi arrivati, siamo partiti. I compagni, non tutti, di Ulisse, gli dicono: stupore, meraviglia, il gigantismo, travolti da quello che vedono. Andiamo via. Se in nave, tornavano a casa, era finita l'Odissea dopo una ventina di pagine. E invece cosa fa Omero? E lì sì che Omero sa guardare il dionisiaco come Nietzsche ci dirà. Perché i greci di Dionisiaco l'hanno guardato, l'hanno maneggiato, perché Ulisse, incuriositosi dalla meraviglia, volendo conoscere, l'isola, arrivano nella grotta Polifemo. Ed è l'inizio della fine. È l'inizio della fine. Perché l'ira di Poseidone, tutto sapete, per aver accecato, umiliato il figlio, si abbatterà. Ed è vero che Atena accompagna l'eroe a ritornare a Itaca, ma qual è il prezzo? È la morte di tutti, di tutti, di tutti i compagni di Ulisse. E in quei 10 anni che ci impiega a tornare, i Proci hanno preso di fatto il controllo dell'isola. Ulisse ha dovuto rinunciare all'immortalità. Pensate al destino come violento per quella curiosità, perché c'è ancora tutto il grande momento delle vacche dorate, loro affamati non dovrebbero mangiare e si sono messi sirene, loro non dovrebbero ascoltare. Dunque sono delle prove devastanti, tutte perché? Perché lui ha voluto guardare, conoscere, curiosare. La curiosità
curiosità è una maledizione in questo caso, diventa, no, l'elemento che travolge la vita. È tornato a Itaca, fa chiudere le porte di casa Ulisse e uccide tutti, tutti i proci e tutte anche le ancelle che si sono unite. Scusa, non stai più tornando, c'è un nuovo potere. Quelle ragazze, per anche migliorare la loro condizione di vita, andavano a letto e facevano tante altre con i nuovi poteri, perché almeno sopravvivevano dalla parte buona del potere. Abbi pietà, Ulisse non ha pietà. Allora capite, cioè che la curiosità comunque è un azzardo. Io ho cominciato questo nuovo libro con Anassimandro, l'azzardo degli azzardi, è piaciuto Anassimandro, ha il coraggio di studiare la natura rimanendo dentro la natura. Perché è vero che il suo celebre frammento parla della necessità, una sorta di divinità, tutto avviene nella natura necessariamente e la necessità è divinizzata, però è la natura che ha un ordine necessario dentro il quale tutte le cose avvengono, la nascita e la morte. Dunque noi nasciamo, moriamo, stiamo bene, ci ammaliamo, perché? Perché la natura, non perché ci sono di fatto gli dèi. E prova a rispondere alla comparsa dell'uomo dicendo che l'uomo è un'evoluzione del pesce. Allora, è vero che i greci nel 500 avanti Cristo avevano i teatri, avevano da lì a poco, anzi siamo alla democrazia, la costruzione di Atene, mentre noi qua nella nostra Italia centrale, per non parlare della mia pianura padana, seminudi ricoperti di pelli, cacciavamo i cinghiali e ce lo trovavamo nel fango. Dunque è chiaro che il mondo greco è un mondo particolarmente avanzato, come quello orientale, perché orienti sono civiltà chiaramente ultra avanzate, però un conto è essere avanzati, un conto è immaginare l'evoluzionismo, un conto è dire la vita nasce nell'acqua e dall'acqua c'è per trasformazione l'essere umano. Quello vuol dire coraggio di pensare a qualcosa che nessun altro pensa, a cui nessun altro pensa, e per questo rischi di essere isolato, criticato, marginalizzato. Attenzione, pensare fuori dal coro non vuol dire oggi la terra per me è ancora piatta. No, per pensare fuori dal coro non vuol dire essere tendenzialmente stupidi. Per alcune persone, esserci terapeutista, chiedo scusa, ma sono troppe le prove schiaccianti oggi per andare a sostenere che la terra è piatta. Punto, è chiaro, cioè, pensare fuori dal coro non vuol dire mi butto da un balcone perché secondo me so volare, no, questa roba qua non è pensare fuori dal coro, questa è stupidità. Argomentare un'evoluzione dall'acqua, che come gli ha insegnato il suo maestro, Talete, nell'acqua c'è la vita, e lui dice allora c'è la vita nell'acqua, perché continua a raccontare questo uomo che è comparso, che è uscito, miti, dall'acqua pesce essere umano. E questo è veramente il coraggio di pensare. E noi oggi abbiamo bisogno, intendiamoci, la mia sfida è voler far sì che ci sia un pensiero critico nella scuola di massa. Spero che capiate questo passaggio, nel senso che ci siano scuole, famiglie, ragazzi, ragazze, geniali, ci sono sempre stati, sempre ci saranno. La sfida che abbiamo è non lasciare la creatività, l'intelligenza creativa, la rielaborazione del pensiero a pochi, perché così è sempre stato e ci sarà, è chiaro. Il problema è, riusciamo questa bellezza, cioè che quella del pensare, portarla nella scuola, perché non è detto che se sto facendo l'alberghiero, nel mio tempo libero devo andare a guardare soltanto in curva, io sono allo stadio, a gridare o al cinema vado a guardare Fast and Furious 23esimo. Una persona può fare il pasticcere e pensare. Chiaro, posso fare il geometra e informarmi e sapere di questioni vicine alla filosofia e all'arte. A me quello che fa arrabbiare è che il pensare sia ormai relegato a una minoranza. Allora tu fai quella scuola lì, tu hai fatto quella facoltà là, tu puoi accedere a quei libri lì e allora continui. Nel frattempo c'è un'omologazione che ti porta a dire, anzi, non pensare, penso io per te. E faccio un balzo avanti, perché uno degli autori, ho inserito Protagora, ho messo Epicuro, perché
il coraggio di pensare ad Epicuro è veramente incredibile, cioè il coraggio di pensare alla felicità come liberazione dal dolore. Quello è un pensiero anticonformista. E la scelta di Epicuro di morire, poi dice di raccontare, perché questo libro è così costruito, c'è una parte romanzata in cui io provo a portare il lettore dentro la scuola di Epicuro, li porto dentro Mileto, nella casa di Marx, a passeggiare con Kant, cerco di raccontarvi un po' come l'Amsterdam di Spinoza, viaggiamo con lui, andiamo in sinagoga, c'è una parte romanzata e poi c'è la spiegazione del loro pensiero. Ed Epicuro lo racconta in cui decide di morire nella scuola del giardino perché lo faccio parlare con la sua amica. L'amicizia era il valore fondativo nella scuola di Epicuro perché l'amicizia è stabile, l'amicizia si radica mentre l'eros è passionale, si accende ma si spegne. E faccio dialogare con la sua allieva amica e faccio dire: ma noi non possiamo non vivere le cose che abbiamo sempre insegnato. Un buon maestro mette in pratica quello che insegna. E nel dolore etico, morale, fisico, non c'è la felicità. E lui ha un tumore alla prostata, ormai ha dei dolori lancinanti, non riesce proprio più a passare la giornata serenamente, non dorme, sta male. E allora dice: io voglio morire. La morte come un coraggio, un atto coraggioso di libertà. Poi il libro è uscito negli stessi giorni in cui Cassazione ha respinto il referendum, ma il tema c'è, è sul tappeto. Questo è un tema che comunque il nostro mondo affronterà, ha già affrontato. Il tema dell'eutanasia, dolce morte, è un tema che di fatto, da un punto di vista filosofico, sta crescendo ed è bello che le persone possano affrontare. Non è una questione per pochi. A me è dispiaciuto non andare al referendum, se poi dopo la Corte l'ha bocciato, vuol dire che c'erano queste tecniche per cui andavo, cioè, non voglio sostituire a Giuliano Amato perché io le competenze non ce le ho. Il rammarico qual è? È che adesso si va a dei referendum ultra tecnici sulla giustizia, che chiaramente non raggiungeranno il quorum, perché sono dei tecnicismi veramente per specialisti. Gli stessi partiti hanno deciso di non investire, quindi nessuno gli sta spiegando, il quorum non si raggiungerà. Sull'eutanasia il quorum si raggiungeva. Perché la vita, stare bene, stare male, ammalarsi, mi riguarda molto da vicino. Dunque, sul tema dell'eutanasia, probabilmente sarebbe raggiunto un quorum, e invece quello che c'è prima del quorum. Il fatto che si sarebbe parlato in TV, a scuola, magari qua in biblioteca, una sera c'è stato il comitato del sì, una sera del no, si sarebbe dibattuto e la cittadinanza sarebbe cresciuta su una questione di filosofia etica. Ovviamente non esserci referendum. Quelli un po' più trainanti, e l'altro era quello sulla cannabis, e chiaramente i referendum non raggiungeranno il quorum, se lo smentito, ma difficilmente. Passo per Epicuro e poi arrivo a raccontare un filosofo di pazzia, però il mio intervento di oggi lo termino con le due donne, alla fine finisco con le due donne. Passo per il Cinquecento e vado a raccontare Étienne de la Boissy. Ed è un autore più che mai di sfida, perché Étienne de la Boissy è un ragazzo che a 18 anni scrive un pamphlet, discorso sulla servitù volontaria, molto forte. Tendenzialmente dai 18 ai 30 anni si scrivono le cose più belle. Vale per Étienne de la Boissy, ma vale per i grandi scrittori, Leopardi, tutti, anche i grandi, all'inizio scrive, poi sono le eccezioni, eh? C'è Thomas Mann che scrive capolavori d'anziano, ci sono, Hobbes scrive sopra il principio, però tendenzialmente no, i 20 anni, come si dice, avere 20 anni non è averne 40, 50, 60, i 20 anni c'è il fuoco, c'è la passione, c'è la vita davanti, è chiaro, lui scrive neanche 20 anni un'opera, il titolo Discorso alla servitù volontaria, in cui dice una cosa scandalosa. Veramente un pensiero ribelle. Gli uomini, gli esseri umani, non anelano alla libertà, ma a una tranquillità che ritrovano nella servitù. Gli esseri umani preferiscono servire che essere liberi. Siamo nel Cinquecento in cui la maggior parte dei filosofi e pensatori, maschi, ma dopo ci arrivo, presentano il tema della libertà, perché le grandi rivoluzioni liberali sono poi anche fini. Pensiero filosofico che esalta la libertà, e
questo uomo libero e le libertà naturali, pensate all'importanza del giusnaturalismo, lasciamo liberi, manteniamo la libertà. Ebbene, tutta questa salsa della libertà che tra 500 e 700 caratterizzerà la filosofia, ha una voce fuori dal coro, sfida, e tiende la voce, il quale dice, ma siamo sicuri che gli uomini vogliono la libertà? No, gli uomini preferiscono essere servi. Perché preferiscono essere servi? Io presento quattro motivi, se ne racconto un paio, per cui gli uomini preferiscono. Ad esempio, noi siamo tendenzialmente educati sempre ad obbedire, a stare al nostro posto ad obbedire. Lo scrive nell'Europa del 500 e dice: noi obbediamo al padre. Il padre non si mette, ripeto, un conto è dirlo adesso, dove i padri sono stati costruiti, perché noi viviamo in un mondo in cui il pensiero di Nietzsche si è realizzato, Dio è morto, tutte le altre divinità che ci sono, il denaro, la rete, sono comunque degli idoli costruiti come fosse il vitello d'oro mentre Mosè sale sul pretore della legge. Ok? Il Dio vero oggi è Mas, appunto, lo sappiamo, poi cadrà anche Mas, però è un Dio profano, il sacro non c'è più. Chiaro, abbiamo queste nuove divinità che sono, ripeto, molto, molto, molto desacralizzate. Un tempo la figura del padre era sacra, il padre ha ragione, punto, il padre ha ragione. Ancora mia nonna dava del voi. A suo bisnonno, mia mamma dava quasi del lei, no, però si sparecchiava, il mio nonno ancora tornava a casa, non apparecchiava, non sparecchiava, lui aveva lavorato, si sedeva, eccetera, eccetera. Chiaro, quello era ancora un mondo. E lui dice, e tende la voce, il padre ha ragione, sì, il re ha ragione, il vescovo ha ragione, il papa ha ragione, il nobile ha ragione, cardinale ha ragione, i generali hanno ragione. Noi siamo abituati ed educati innanzitutto a dire sì e a dare ragione a chi ha una posizione superiore, forse, e vi aggiungo il secondo punto, che dice sono tanti, anche solo per vivere in tranquillità e ricevere qualche briciola dal potere. Perché il potere, qualunque esso sia, innanzitutto previa chi è fedele, chi dice sì. Cioè, i capi innovativi che ci sono quelli che si prendono, ma lui è uno che è polemico, senti, vieni con me nel mio team, perché io quando faccio una riunione di lavoro, ma non voglio uno che mi dica, oh, che belle spille che hai Saudino, ma che bella maglia, ma che bella, voglio uno che mi dica, queste spille non funzionano più Saudino, proviamo a ripensare un'altra cosa. Ma quali capi si circondano di collaboratori che li mettono in discussione? Pochissimi, quelli innovativi, quelli che dentro un team di lavoro dicono, ma io se c'è un ragazzo creativo che mi prova a dire a una ragazza, dice qualcosa, questo mi venga, è l'eccezione. Tendenzialmente è un po', no, la scelta del cretinetto, io mi prendo tendenzialmente uno, un imbecillotto, così io mi sento intelligente. E guardate che ad esempio a scuola, spero che non c'è qualche preside presente, vabbè, io lo dico lo stesso, la maggior parte dei preside e preside, non tutti, io lo conosco anche di altri tipi, magari c'è qualche collega, ma molti preside si prendono gli insegnanti che gli danno sempre ragione al loro staff. Così la scuola funziona come vuole, però non hanno dei problemi. Lo staff della dirigenza è fatto dai professori che hanno sempre ragione al presidente. Sono tutti meccanismi. Un ragazzotto di 19-20 anni scrive medaglia 500, dice, è comodo, perché altro se tu dai ragione al tuo capo, al tuo professore, alla fine qualche briciola della sua generosità, della sua magnanimità arriverà anche a te. Senti, non contestato, stai così. Vedi che andrà, vai all'università, ma perché ti sei fermato in quel collettivo, quella riunione, cosa fa? Arrivano Friday for Future, ma cosa stai per delle ore per andare all'ambiente? Fanno atto, torna a casa, arriverai prima, ti laurei un mese prima di lui, magari guarda poi l'azienda passa. Qual è l'insegnamento che tendenzialmente noi diamo? È questo. A volte anche con i buoni sentimenti, anche partendo da una posizione di protezione, ma per proteggere, diciamo, rimani nel solco già tracciato.
Quei sono tutti meccanismi che ti portano di fatto a non osare con il tuo pensiero. Allora, poi c'è la propaganda, che c'è tanti altri fattori. Te della Bossi muore molto giovane, poco più di 30 anni, quindi polmonite. Il suo grande amico è Tien della Bossi. Io nel libro immagino le ultime ore di vita, in questo caso con Montaigne che attraversa in carrozza una parte di Francia, arriva perché, ci racconta un po' come nasce. Uno non può essere esperto di tutto. Io per scrivere questo capitolo ho contattato un mio ex allievo che ha fatto filosofia, si è laureato in Francia su Montaigne. Senti, ma mi dai qualche materiale in più su questo rapporto di amicizia tra Montaigne e Tien de la Boissy? Loro, guarda, erano veramente molto amici. In punto di morte, e Tien de la Boissy dice pubblica. E Montaigne, che era già, comunque, Montaigne cioè, è un nobile, un moderato, che osa dire delle cose che altri non dicono. Il famoso, no? I barbari siamo noi, i veri barbari in America Latina siamo noi che sterminiamo gli indio. Dunque, già una questione, però su questo testo ha paura ancora a pubblicarlo, aspetta, gli pubblica le poesie e poi aspetta a pubblicare questo, perché dire che noi siamo propensi alla servitù è veramente destabilizzante. Però c'è qualcosa di vero in questo senso. Ora ecco che la cavalcata poi dai tempi procede, ancora due, il gran finale, che se ti piacerebbe leggere, ho raccontato questo Marx povero in miseria, solo a Londra con sua moglie, però ha trovato un rapporto intenso con sua moglie e con sua figlia, ormai e i soldi per i suoi articoli sono sempre di meno, vive grazie ai soldi di Engels, in Germania non può tornare, ho immaginato proprio il poliziotto che dalla caccia, dalla Francia d'espulso, dal Belgio anche, dunque la miseria. Ma nella miseria, e lui è un leonino, questi 10 che ho raccontato, ci sono 3 o 4 che hanno un carattere leonino, i pazzi hanno un carattere molto forte, Marx è strabordante di carattere, ma gli altri che sto raccontando sono tutte persone che hanno il coraggio di pensare non a partire da un carattere leonino, è chiaro, invece Marx è prometeico. Ma già solo aver pensato ad un mondo senza lo sfruttamento, in un'ottica filosofica e non cristiana, perché i cristiani ci avevano provato, alcuni predicatori cristiani, e la Chiesa li aveva eliminati, è chiaro? Ma immaginare un mondo senza sfruttamento è già questo un pensiero veramente ultra coraggioso. Ma gli altri sono molto più tranquilli, tra cui c'è Spinoza, che elabora un pensiero dirompente, ed era un ragazzo tranquillo, moderato, ha avuto un'educazione ebraica eccezionale. Suo padre, beh, se lo immagina già rabbino, il rabbino Mordecai, non vede l'ora di accogliere questo ragazzo che idea ha? Ha l'idea di dire che il Dio della tradizione ebraica, da Abramo appunto a quella cristiana, anche islamica, però questa cosa particolare. L'Islam all'epoca non è affascinato Spinoza, ma quando arriva, non detto voi siete persone penso intelligenti, se diciamo Islam non stiamo immaginando la persona che si sta facendo saltare, anche se chiaramente c'è tutto poi un problema di radicale che ha travolto il mondo in questi ultimi 20 anni, però ci sono molti filosofi, intellettuali, anche deisti, Voltaire, o addirittura Napoleone, che quando va in campagna d'Egitto, a questo gli piace un po', tant'è quando è sull'isola di Sant'Elena che scrive le sue memorie e dice, però forse lui non era credente, di fatto credeva al Dio architetto, e quest'isola gli piaceva perché? Perché non c'era la rappresentazione di Dio, perché il divino non può essere rappresentato. Il grande critica che alcuni fanno. E Spinoza cosa dice? Ma il Dio non esiste un Dio che crea, il Dio è l'universo, sostanza, la sua totalità. Ma lui poteva tenersela per sé, perché doveva raccontarla, scriverla, diventava rabbino. Avrebbe avuto onore, gloria, successo. Ma perché poi qui che ci giochiamo? Nell'introduzione dico, le vere scelte sono quelle di cui tu paghi in prima persona le conseguenze. Spinoza invece vuole convincere gli altri di questa sua ragione, dice Deus sive natura, Dio e la natura coincidono, la sostanza divina è tutto e noi siamo un modo dell'attributo, la sostanza divina, dunque c'è del divino in noi, negli animali, nelle stelle,
il divino è nell'essere umano. Dunque, alla fine, in una prospettiva così, voi potete già arrivare a immaginare la tolleranza degli esseri umani verso gli animali, non c'è più la tolleranza tra maschio e femmina. Fare le guerre di religione, la più grande idiozia, dice Spinoza, ma Dio è unico ed è una sostanza divina. Ma cosa vuol dire fare una guerra per Allah, per sì calvinisti, protestanti, luterani o per quelli dell'Europa o cattolici? Lui dice queste cose, la racconta un mattino qui Mordecai, lo convoca, scomunicato, anatema, e ancora oggi l'anatema più potente e più duro mai. Figli, siate maledetti. Viene espulso e i suoi testi vengono pubblicati da qualche editore intraprendente olandese, zero carriera universitaria, vive facendo le lenti, fa l'ottico. Perché? Perché ha avuto il coraggio di pensare. Ha avuto il coraggio di prospettare un'idea di Dio, di religione diversa. Ha avuto l'idea di parlare di tolleranza, criticando decisamente le guerre di religione, e ne ha pagato decisamente le conseguenze. Lui, d'indole, è moderatissimo. I parenti lo disconoscono. Uno zio cerca di uccidere con un dando una badilata sulla. Cioè, parliamo di veramente avere il coraggio di pensare. Allora, quando ho messo questo libro, ho detto diamo l'opportunità di conoscerli, non tanto da manuale, perché racconto tanti aneddoti, tante piccole cose che nei manuali non ci sono, far conoscere meglio questi autori, che così diventino dei compagni di viaggio. E così vale per Kant. Immaginate una sua passeggiata pomeridiana, ricevere una lettera del sovrano di Prussia in cui lo intima a non occuparsi più di queste religiose, lui che era moderatissimo, e lui come risposta cosa fa? Immagina la pace perpetua. Io qua mi voglio fermare un attimo, perché nel 1794, prima delle guerre di Napoleone, che sono delle guerre che l'Europa non aveva mai visto, è chiaro. Ma con alle spalle le guerre settecentesche tra sovrani che vogliono spartirsi, no? La Polonia, la questione spagnola, eccetera, eccetera. Lui scrive qualcosa che oggi, nel Novecento, dopo il Primo Guerra Mondiale, riprendono, e non è un caso che nasca la Società delle Nazioni sull'idea kantiana, che dopo il 1945 riprendono e nascono le Nazioni Unite, e che oggi non riprendiamo più, perché quello che a me sta tanto male in questo momento è che il cinismo e l'ultrarealismo a cui siamo arrivati è del tipo non ci proviamo neanche più. Tanto avete visto, l'ONU è morto, sepolto, Guterres va a dire. Cioè noi oggi siamo neanche più disposti a provarci, perché come diciamo tanto non funzionerà. E lui invece ci dice una cosa che secondo me ancora oggi netta, forte. La pace deve essere figlia di una volontà politica di rinunciare alla sovranità di fare la guerra, la sovranità di fare la guerra, e di costruire un'organizzazione, un'associazione, una confederazione di pace in cui le persone giuridiche, ma i sovrani che entrano a far parte, depongono la possibilità di fare arbitrariamente la guerra. Questo è l'obiettivo. Bello. Non si ferma lì. E comincia a dire delle altre cose sui famosi articoli, tra cui c'è non considerare i territori come merce di scambio, perché se tu cominci a barattare stati o mettere al governo chi vuoi qui, chi vuoi là, non crei le condizioni di pace, perché c'è sempre qualcuno che rivendicherà quel territorio, che lo rivendicherà per sua volta, che poi lo rivendicherà. E poi, cosa che oggi non puoi dire in TV, se no sei addirittura sei accorto di essere un imbelle idealista. Io sfido a contestare il fatto kantiano del disarmo. Kant dice, per progettare la pace, non vorrei subito, è difficile, serve un lento ma progressivo disarmo. Perché sino a quando degli stati, dei sovrani, avranno più armi degli altri, questi stati reputeranno. Chi dà degli staccati lo prende. Reputeranno più conveniente fare la guerra anziché fare la pace. La stessa cosa che ha fatto Putin, pensando di averne più. Dopodiché gli altri ne daranno tanti, arriverà una guerra che, se effettivamente
Putin decide di smettere, durerà in eterno, può durare, a meno che non ci sia più nessun ucraino, cioè che tutti vengono ammazzati, perché dagli Stati Uniti e Inghilterra possono dare le armi per 20-30 anni, è chiaro, se c'è qualcuno che combatte. Dunque serve la volontà politica di smettere, e la palla in questo momento è tutta a Putin, che deve decidere se smettere. Ma perché lui è partito a fare la guerra? Perché ha più armi dell'Ucraina. Perché gli Stati Uniti decidono di rovesciare Saddam Hussein e di non provare a trovare altre soluzioni? Perché tanto se loro si alzano dall'alto con i loro aerei e per 30 giorni bombardano, rimane nulla degli Iraq. Cioè, quando ci sono, più armi, cosa accade? E qui c'è il Khan, che non essendoci un minimo equilibrio, si sceglie la guerra. Allora oggi coraggio di pensare queste cose è importante. Su 5 minuti chiudo su questo. In questo libro parlavo di sfide di coraggio di pensare, ho avuto insieme due donne. Primo libro, 15 filosofi maschi, in qualche presentazione giustamente mi hanno detto: ma come mai 15 filosofi ha raccontato, dalla morte alla vita? Il primo libro racconto il pensiero dei filosofi a partire da come loro sono morti. C'è un nesso tra il loro morire e il loro vivere e il loro pensare? Sì, io ho provato a raccontarlo. Perché ho fatto la storia da Taleb a Nietzsche. E da Taleb a Nietzsche, oggi è importante ripensare a tutti gli spazi delle donne. Perché il maschilismo è stato veramente un atto di violenza impressionante. Ma se c'è una disciplina che ha veramente escluso le donne, è stata la filosofia, perché è stata fino a 800-900 la disciplina più importante, e poiché era la più importante i maschi non l'hanno lasciata. Dunque, volendo raccontare dei filosofi, Sappho è una poetessa, in questo libro sui pazzi ci arrivo, che è una grande matematica e astronoma. Dopodiché le sue lezioni su Platone, su Plotino, Pitagora erano eccezionali, tutti andavano ad ascoltarla, ma raccontava Platone, Plotino e Pitagora. È chiaro? In questo libro metto Olin de Gouges, potevo mettere Mary Wollstonecraft, ma nel Settecento di Hume, Locke, Kant, Leibniz, grandissime pensatrici anche, ma non prettamente filosofe, politiche, letterate. Allora, in questo libro ho detto, no, qui parlo di atti di ribellione intellettuale, e ci stanno. E di Pazia, lo faccio solo di Pazia, o Olin de Gouges, che a piacere, poi se leggerà o andrà a cercare gli altri libri, intendiamoci, ho scoperto che è comunque poco conosciuta. Allora anche gli insegnanti devono farsi un attimo di esame di coscienza, come si fa la rivoluzione francese, qui 20 minuti per parlare di questo protagonista si possono. Ma perché ho riraccontato i pazzi? Ho delle più celebri sicuramente. Perché i pazzi ho voluto raccontarla per lo scandalo suo, che è essere intelligente. Lo scandalo di pazzi non è tanto di essere donna, ma di essere donna intelligente. E dietro questo scandalo dell'intelligenza, del pensare, dietro questo scandalo di andare dove altri non andavano, c'è una figura maschile, suo padre. Perché Teone, che è maestro del Museo delle Scienze, l'osservatorio, la scuola, l'università di Alessandria d'Egitto, e questa storia l'ho raccontata perché è moderna, adesso questa storia va raccontata alle ragazze. Suo padre porta con sé i suoi figli, nipoti, amici e tutto, e vede che sua figlia ha entusiasmo ed è portata per la matematica e l'astronomia, e non fa una cosa che tutti gli altri maschi avrebbero fatto: ma questa non è una disciplina per te. Suo padre dice: ti piace, vieni, cresci guardando le stelle, immagini bene, cresci osservando l'astrolabio, tutto, e gli dirà: tu diventerai più brava di me, cosa che si è verificata perché i suoi studi di astronomia sono superiori a quelli di Teone. Ma ha avuto un padre che ha accompagnato la figlia verso le discipline che erano esclusivamente maschili, lo erano praticamente tutte, a parte il canto, in qualche parte la preghiera, nel mondo pagano, perché nel cristianesimo anche la preghiera sarà tutti maschi. E il vescovo Cirillo, che la fa uccidere, questo capitolo è molto pulp, inizia proprio come se fosse un film di Tarantino, perché quando scrivo ho dei punti di riferimento, Tarantino lo è, immagino questa riunione segreta a casa di Cirillo, in cui lui dà ordini a questi parabolani, che sono monaci guerrieri molto violenti, di andare a ucciderla. Lei esce di casa e
viene massacrata. Ma lui non può sopportare che una donna così gli rubi la scena. Poi lei è amica dei romani, dei cristiani non sopportano che lei continui a flirtare. Ma il vescovo Cirillo è furibondo perché lei gli ruba la scena, perché alle lezioni di pazze ci sono quasi più persone che alle messe del vescovo Cirillo. E allora quella donna intelligente non può oscurare il suo potere. E questa è una storia, secondo me, oggi da raccontare alle ragazze, ma tutte, tutte, perché un domani non dobbiamo più avere queste icone soltanto, Ipazia, Lady Montalcini, la Cristoforetti, cioè che ancora sono icone perché sfondano dei mondi maschili. Loro lo sono state, perché qui indietro nel tempo non possiamo tornare per riscrivere la storia. Però quando pensiamo a queste donne, pensiamo al loro coraggio, perché aver fatto quelle scelte ha significato chiaramente pagare in prima persona. Cioè sfidare il potere, e non una bomba, ma con un atto che per me oggi è veramente ancora il più rivoluzionario e anticonformista che ci sia, cioè quello del pensare. Grazie.